I futuri professionisti del caffè di tutto il mondo si formano a Trieste. Saranno infatti 17 gli studenti provenienti da 11 nazioni produttrici dell'oro nero in tazzina a partecipare alla quarta edizione del Master di secondo livello in Economia e Scienza del Caffè Ernesto Illy, inaugurato ufficialmente questa mattina. Il passato, presente e futuro del caffè nelle sue tre direttrici, quindi la cultura del prodotto proprio dalla pianta alla tazzina, la cultura, diciamo, sociale, esperienziale del consumo del caffè ed infine l'esotismo, quindi se vogliamo la conoscenza della cultura dei paesi produttori e consumatori, che sono tutte le materie insegnate al master, e tant'è che il master non solo quest'anno avrà occasione di preparare come esercizi, diciamo, per gli studenti le materie che verranno presentate all'Expo 2015 a Milano, ma le lezioni del master il prossimo anno saranno anche presso l'Expo 2015, anche aperte al pubblico. In 6 mesi i corsisti laureati in economia, ingegneria, scienze agrarie e materie affini seguiranno 400 ore di lezione in inglese, sia con docenti universitari sia con docenti di Illy Caffè. Alcuni studenti beneficeranno di borse di studio messe a disposizione dalle fondazioni Ernesto Illy, Krupp e CRT. Quando la Presidente Illy è venuta a proporci questa, a suggerirci e illustrarci questa iniziativa 4 anni fa, l'abbiamo subito sposata, in quanto innanzitutto crediamo moltissimo nell'educazione, nella formazione dei giovani, anche per dar supporto al loro futuro, e inoltre sappiamo bene come il caffè, come dire, è una filiera molto importante per il nostro territorio. L'agroalimentare lo è sicuramente, uno dei settori di maggior successo probabilmente nel futuro.